A tutti, oggi una ricetta facile e veloce che serve a stimolare la crescita dei capelli e a combattere la caduta stagionale. Questa ricetta è fatta a base di zenzero e acqua. Tutto quello che vi servirà sono 100 ml di acqua e circa 300 g di zenzero fresco. Ecco qua. E un frullatore, lì dove non avete il frullatore va benissimo una centrifuga o qualsiasi altra cosa che serve ad estrarre il succo dello zenzero a freddo. Vi servirà un contenitore di vetro per conservare il vostro succo di zenzero. E adesso andiamo alla ricetta. Prendete il vostro zenzero, eccolo qua, e lo tagliate a fette piccole. Poi lo andremo a mettere nel frullatore assieme ai 100 ml d'acqua. I miei 300 g di zenzero tagliato a fettine, più o meno così, più piccole sono le fettine meglio è. Adesso li andiamo a mettere nel frullatore. Io le frullerò perché non ho una centrifuga. Andiamo a mettere i 100 ml di acqua, ecco qua. Mi raccomando, per questa ricetta ci vuole solamente zenzero fresco. Lo zenzero in polvere non è buono, ma ci serve lo zenzero fresco per estrarne appunto il succo. Ecco qua, abbiamo messo il coperchio al nostro frullatore e adesso andiamo a frullare il tutto. Ecco qua, una volta frullato il nostro zenzero, se avete una centrifuga sarà tutto più facile e più veloce. Il frullatore ci mette un po' di tempo, fa un po' fatica a frullare lo zenzero. Dopo aver frullato il nostro zenzero avremo bisogno di un recipiente e di un colino a maglie strette per andare a passare il succo di zenzero che ancora c'è dei piccoli residui. E adesso passiamo alla fase numero 2. Fase numero 2. Prendiamo il nostro succo di zenzero e lo andiamo a versare piano piano nel colino, piano piano nel colino, poi con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a schiacciare la nostra petta per estrarle meglio il succo. Ecco qua. Schiacciamo la pappetta in modo da estrarne tutto il succo. Schiacciamo bene bene bene. Questa qua che abbiamo schiacciato nel colino, c'ho questo colino piccolo piccolo. Se avete un passino, un colino un po' più grande è meglio. Mettiamo quello che già abbiamo spiaccicato bene bene, non versarne altro. Vedete? Versiamo nel passino questa pappetta di zenzero e poi col cucchiaio la spiaccichiamo in modo da farne uscire tutto il succo fresco. Ecco qua. Mi raccomando, come vi ho già detto, questa si fa solamente con lo zenzero fresco. Volendo, questa seconda parte di spremitura per il succo dello zenzero fresco possiamo farla anche servendoci di un passaverdure. Nel passaverdure lo mettiamo la pappetta che abbiamo ottenuto frullando lo zenzero fresco nel passaverdure, maciniamo, maciniamo in modo da ottenerne tutto il succo e levare tutta questa pappetta di polpa, di pezzettini che ancora sono rimasti. Ecco qua, ho finito la spremitura del mio succo di zenzero. Ora faccio un'altra passata di filtro per levarne i possibili pezzettini che sono ancora rimasti. Ecco qua. Lo passiamo una seconda volta nel colino.
qua. Come vedete c'è un pochino di residuo, ecco. Questo qui lo buttiamo via. E come vi ho detto, ecco pronto il nostro succo di zenzero fresco. Logicamente, se avete la centrifuga, non solo sarà tutto più facile e semplice, ma non avrete nemmeno bisogno di mettere i 100 ml di acqua. I 100 ml di acqua servono solamente per far frullare meglio il frullatore, altrimenti lo zenzero è troppo duro e non si frullerebbe. Vedete che fa la consistenza del nostro succo di zenzero e questo qui lo andremo a conservare in un recipiente di vetro. Questo è il mio recipiente di vetro, ma mi sa che è piccolino. Ecco qua, andiamo a conservare nel recipiente di vetro. Io ho ottenuto all'incirca 200 ml di succo di zenzero. Poi prenderemo questo piccolo contenitore e lo metteremo in frigorifero. Ecco qua. Scusate, un po' di raffreddore. Mettiamo il tappo, ecco qua. E questo qui lo vado a conservare in frigorifero e si mantiene così circa 2 settimane conservato in frigorifero al fresco. Con questo succo di zenzero lo andremo a mettere sulla radice dei capelli un paio d'ore prima di lavarli. E questo succo di zenzero serve a stimolare la crescita dei capelli e a prevenirne e combattere, contrastare la caduta stagionale. E alcune persone che l'hanno provato dice che si sono ritrovati anche con capelli più folti. Mi raccomando, mettetelo solo sulle radici, fate un bel massaggio, andate a coprire con un po' di pellicola, un bel cappellino per tenere il tutto al caldo e dopo 2, massimo 3 ore di posa andremo a lavarlo col nostro normalissimo shampoo. Questo è tutto, ciao e alla prossima!